Bene ragazzi, oggi ci divertiamo perché andiamo a cercare di rispondere a una domanda: perché Bitcoin sta facendo questo grande pump proprio in questo momento, dopo una particolare notizia che è stata quella del presidente della Banca Centrale Americana? Per quale motivo? Che cosa succede sui mercati? Quali sono le regole che vanno a regolare il prezzo del mercato, in questo caso il prezzo dell'asset Bitcoin, e perché in questo preciso momento la dichiarazione del presidente della Federal Reserve ha dato il là a questa parte rialzista, nonostante il mercato delle altcoin sta un pochettino cedendo, quindi nonostante anche i mercati hold siano stati negativi o tendenzialmente laterali ribassisti. Andiamo quindi a fare un super video didattico per cercare di rispondere alla domanda: che cosa sta succedendo su Bitcoin, e un po' capire, schiarirci le idee. Ma prima di andare avanti ragazzi, io come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi anche dei pollicioni così mi date una mano con l'algoritmo di YouTube ad andare avanti. Allora ragazzi, parliamo di equilibrio di mercato per capire come mai il prezzo di un asset come Bitcoin e si sta andando a modificare in maniera consistente in questo determinato periodo. Dobbiamo analizzare quelle che sono le due variabili, le due, i due strumenti di lettura dell'equilibrio di mercato. Ragazzi, domanda e offerta. Andiamo a capirci un po' come si definisce il prezzo di un asset finanziario e da cosa dipende. Molto spesso avete sentito probabilmente dire che Bitcoin ha un'offerta scarsa e c'è la scarsità su Bitcoin. Questo significa che il prezzo di per sé dell'asset aumenterà nel corso del tempo perché si riduce la sua produzione, quindi con la questione dell'halving ogni tot anni viene dimezzata la produzione di Bitcoin. Questa affermazione non è sbagliata, però è imperfetta. Cosa significa? Che non è proprio così. Quando un asset finanziario ha una scarsità, non significa che il lato offerta va da solo ad incrementare il prezzo, ragazzi. Significa semplicemente che ha un'offerta limitata, non se ne possono produrre X volte, non se ne può produrre quanti se ne vuole, e questo obbliga in pratica la struttura dell'offerta del mercato a essere ad avere una figura già predeterminata in partenza, perché non è possibile ad esempio andarci a costruire una nuova azienda che va a produrre Bitcoin. Va bene, immaginate la questione per esempio sull'immobiliare, che è molto semplice da comprendere. L'offerta in immobiliare è un'offerta rigida, ma comunque può aumentare nel tempo, quindi non c'è in realtà una vera scarsità, in quanto noi possiamo metterci, fare nuove aziende, produrre nuovi immobili, costruire nuove case, e dentro tot anni noi abbiamo nuovi immobili sul mercato, quindi aumenterà l'offerta. In questo caso è rigida, cioè è difficile da aumentare, ci vogliono anni, quindi è un'offerta non facilmente aumentabile, ma allo stesso tempo non è scarsa. Quella di Bitcoin invece, ragazzi, è predeterminata, se così dovessimo dire, quindi ha un'offerta che dire scarso o meno è un po' soggettivo, ragazzi, perché poi scarso cosa significa? È una questione soggettiva, quindi oggettivamente l'offerta di Bitcoin sarà 21 milioni di pezzi. Quindi è predeterminata, e questo gli dà una forma, una curva che assomiglia in pratica ai super pump ad ascensore che avete visto spesso e volentieri, diciamo nei vari grafici. Cioè ragazzi, è una curva di offerta che fa questo movimento così. Anzi, facciamo una cosa, ve la disegno. Eccoci ragazzi, allora stavo cercando uno sfondo bianco per farvi questo disegno. Allora, com'è l'offerta di Bitcoin? E come è costruita? Allora, immaginando, vi faccio magari anche un colore diverso, ragazzi. Allora, immaginando che questo sia il nostro grafico, a un certo punto, se noi dovessimo andare a disegnare l'offerta di Bitcoin, non dovremmo farla come una classica curva di offerta che è fatta in questo modo più o meno, ragazzi, ma dovremmo farla essenzialmente molto più ripida, quindi costruita in questo modo qui.
Questa è la questione legata alla curva di offerta di Bitcoin, cioè predeterminata e poi si blocca all'infinito qui in questo punto, dove qui avremo i famosi 21 milioni di BTC prodotti. Questa è la questione legata alla curva di offerta di Bitcoin, ragazzi. Allora, cosa succede? Quando noi andiamo a unire un mercato come quello di un asset finanziario come Bitcoin, che ha una curva di offerta predeterminata e che praticamente con un limite che tende a 21 milioni all'infinito e quindi si bloccherà a 21 milioni, questo significa che la questione legata all'altra parte dell'equilibrio di mercato, quella che poi genera il prezzo, cioè la domanda, è molto rilevante per definirne il prezzo. Quindi il prezzo di Bitcoin è molto più dipendente dalla domanda di Bitcoin e non dal fatto che sia scarso Bitcoin. Allora, questa è un po' la questione, il nocciolo duro, ed è il motivo per il quale vedete, ragazzi, che ogni volta che un istituzionale va a mettere bocca e a dire Bitcoin si può utilizzare, PayPal lo scorso anno, il prezzo esplode, ragazzi, ok? E fa delle cose enormi, proprio perché nell'incontro fra domanda ed offerta, un'offerta che è predeterminata in maniera addirittura matematica, quella di Bitcoin, subisce in maniera enorme la differenza di domanda, cioè il prezzo subisce in maniera enorme la differenza di domanda. Vi faccio un altro grafico, anzi ve lo posto su questo grafico di prima, ragazzi, andiamo a vedere la questione. Allora, ipotizzando che qui abbiamo, ipotizziamo che qui abbiamo la famosa quantità appunto di Bitcoin, questa è la nostra Q e questo è il nostro prezzo di Bitcoin. Quindi la Q sapete che è predeterminata e a 21 milioni il gioco finisce. A un certo punto la curva di domanda sostanzialmente ha quasi sempre, ragazzi, questo tipo di andamento, cioè un andamento discendente in base al prezzo. Ora ve la faccio una retta così ci sbrighiamo prima, altrimenti non finiamo più. Ora, cosa succede se abbiamo un'offerta che, vedete, ha la funzione d'ascensore, quindi è predeterminata e sale così, quindi non è classica come vi ho fatto vedere prima, che è un'impennata della domanda, quindi un semplice incremento della domanda per un fattore esogeno, va a portare questa curva più in alto, ragazzi, e a spostare il punto di equilibrio che ci dà il prezzo, vedete, da qui a qui, quindi in maniera estremamente più importante rispetto a una classica curva di offerta, ragazzi, dove per esempio una traslazione della domanda, quindi un incremento della domanda, porta a un incremento di prezzo che sarebbe magari nell'ordine di qualche decimo di percentuale, quindi 10-20%, ragazzi, vedete. Vi faccio vedere anzi un altro grafico così viene più chiara questa spiegazione. Ecco, ragazzi, allora questo è il classico grafico equilibrio domanda e offerta. Allora vedete, con una curva di domanda e una curva di offerta che non è come quella che abbiamo visto di Bitcoin, una eventuale traslazione, qui ovviamente non posso andare a disegnare, un'eventuale traslazione, vedete, della curva rossa, farebbe incrementare di meno il livello di prezzo rispetto a quella che abbiamo visto prima. Ad esempio a questa qui, ragazzi, che vi ho mostrato poco fa, dove appunto questa struttura di prezzo aumenta in maniera considerevole proprio per il fatto che la curva di offerta di Bitcoin è praticamente così, ok, ragazzi? Va bene, allora, lo so, un po' di grafici ogni tanto ci stanno, però questi detti così, diciamo, disegnati in questo modo sono anche molto più belli. Allora, ragazzi, qual è il motivo quindi di questa impennata di Bitcoin? Il fatto che con la news che il presidente della Fed ha dichiarato, cioè non banneremo mai Bitcoin, gli istituzionali hanno detto benissimo, allora la questione si può fare. Questo significa che l'adoption, cioè la curva di domanda, la quantità di Bitcoin richiesti nel prossimo futuro aumenterà e può aumentare in maniera considerevole, perché ricordatevi come a inizio anno 2021, anzi a fine anno 2020, abbiamo fatto il video sugli istituzionali, sull'importanza di questa fase per i mercati delle cripto, che è la fase di early majority adoption, cioè l'adozione da parte di istituzionali della asset Bitcoin.
come diciamo proseguo di quel discorso lì, questa affermazione del presidente della Federal Reserve dà l'ok al fatto che gli istituzionali possano utilizzare le cripto, e questo dice che nel lungo periodo molte aziende inizieranno a farlo, quindi non è solo più PayPal, probabilmente nell'immediato futuro avremo la questione degli ETF, ragazzi, cioè dell'approvazione da parte della SEC degli ETF, perché ormai è una questione che sembra avere il beneplacito anche degli States, quindi degli USA. Questa è la questione, ragazzi. Con l'approvazione degli ETF, cosa succede alla domanda? Esplode al rialzo, perché noi abbiamo degli ETF, quindi gli emittenti degli ETF, che devono andare a mettersi in pancia le cripto, quindi devono andare a comprare Bitcoin a tonnellate, ragazzi, ok? Questo è il discorso. Quindi devono andarne a comprare tantissimi, perché loro li devono avere. Ci saranno gli ETF replica sintetica, ma ci saranno anche gli ETF che avranno la replica fisica. E quelli che hanno la replica fisica, ovviamente, devono avere in pancia gli ETF. Poi c'è la questione legata alla concorrenza. Alcuni emittenti ETF saliranno sul carro e quindi dicono: ok, metto anche io il mio ETF in Bitcoin, magari ci sono quelli già attuali che già li hanno e va bene, ma ci sono i nuovi che dovranno andare a dire: ok, li compro anche io. E quindi questo, ragazzi, in buona sostanza va a incrementare in maniera considerevole la domanda, se non andiamo addirittura anche a considerare la questione legata al fatto che, non essendo più l'idea del ban di Bitcoin nei mercati occidentali, non essendo più, diciamo, un dubbio, visto che è stato lo stesso presidente a dire non lo farò, a quel punto molte aziende potranno dire: ok, io uso Bitcoin come valuta, come valore di scambio, e quindi ulteriore incremento di domanda. Ragazzi, avete visto che cosa è successo con una sola frase detta dal presidente della Federal Reserve? È stato queste sono quelle famose news che vanno a modificare il mercato. In pratica ha spinto la domanda di Bitcoin futura molto più in alto rispetto a prima, dando il beneplacito a questo sviluppo, e questo ha portato il prezzo di Bitcoin ad essere assolutamente sottodimensionato per via della questione legata alla sua scarsità, che vi ho fatto vedere nel grafico. Anzi, rivediamolo, eccolo qui, ragazzi. Ok, quindi ha spinto la curva nuova della domanda, che è stata questa qui. Il prezzo di equilibrio passato da questo punto a questo punto, c'è già arrivato? Probabilmente no, ed è questo quello che potrà accadere, perché poi i mercati, ragazzi, non traslano da un punto di equilibrio a un altro in maniera immediata. Perché? Perché ancora un po' c'è il dubbio, magari gli ETF non li fanno subito, quindi potrebbe succedere, diciamo, un po' di volatilità, poi potrebbero avvenire alcuni altri eventi esogeni che vanno a ridimensionare questa domanda, e quindi magari la domanda, che a un certo punto è salita, poi viene un altro paese, stile Cina, e dice: qui tutto ban, invece non si fa, e torna indietro. Quindi tanti fattori esogeni vanno a modificare questi equilibri, ma in questo momento avete visto l'importanza della domanda, ragazzi, sulle criptovalute. Quindi quando voi volete capire se questi mercati esploderanno a rialzo, raggiungeremo target infiniti, guardate la domanda, l'adoption, perché è l'adoption delle cripto che ne fa il prezzo, ragazzi, in quanto la scarsità di Bitcoin è predeterminata a monte. Quindi quella lì la sappiamo, la conosciamo già, soltanto uno shock di domanda può far impennare il prezzo, ed è questa tutta la questione legata poi al famoso stock to flow. Cosa ne pensate voi, ragazzi? ETF continueranno a salire? Che cosa significa se approvano gli ETF? E beh, fatevi i due conti, ragazzi, andiamo a finire la nostra bull run proprio in questa situazione, ed è questa la chiave di lettura dei prossimi mesi, ragazzi, ok? Andare a capire se questa domanda istituzionale aumenterà davvero. Se lo farà, non c'è scampo per i ribassisti, ed è diciamo un grande applauso anche per noi, perché il prezzo salirà per una questione quasi matematica. Va bene, fatemi sapere cosa ne pensate voi, e noi ci rivediamo nel prossimo video. Che figata questi video, eh? Un po' sono tornato all'università. Ciao a tutti!